Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.